Grande promozione quest'oggi per il Garda Trentino qui a Monaco di Baviera, all'Audi Dome, in occasione della partita che si sta svolgendo in questo momento tra il Bayern Monaco e l'Eisbaren Bremerhaven. In Garda infatti ha deciso di ospitare appunto dall'anno scorso, come sapete, la squadra di basket del Bayern Monaco, e questo accordo tra la società bavarese e In Garda proseguirà fino a fine giugno 2017. Con questo accordo si vuole promuovere la nostra proposta territoriale qui in terra tedesca e in terra bavarese. Qui siamo qui quest'oggi per testimoniare questo evento, che è una delle attività che In Garda ha programmato per appunto promuovere il territorio del Garda Trentino. In questo stadio quest'oggi ci sono ben 7.000 spettatori che assistono a questa partita e ai quali è stato distribuito del materiale promozionale del Garda Trentino per appunto far conoscere la nostra zona, e inoltre durante la partita vengono trasmessi sui 14 schermi qui presenti dei video del nostro territorio. Grande promozione oggi per il Garda Trentino qui alla partita del Bayern Monaco. Certo, abbiamo questa collaborazione con questa bella squadra, è una collaborazione che è iniziata l'anno scorso con il primo ritiro e proseguirà fino al 30 giugno 2017, che prevede praticamente due ritiri, uno quello dello scorso anno, uno quello di quest'anno che sarà verso fine agosto, e poi ovviamente tutte delle attività promozionali che si snodano da gennaio a giugno per promuovere la proposta del territorio attraverso questo importante brand. Sono previste ovviamente delle azioni sui loro materiali sia off che online, e una visibilità sul loro sito web che ha molte visite, oltre 350.000 visite al mese, e poi ovviamente la visibilità del nostro territorio, delle proposte del nostro territorio durante 5 partite, 2 fra le top 16,
Una è questa, siamo qui oggi a Monaco, oggi insomma il 17 gennaio a Monaco per questa partita contro Bremerhaven. E in questa occasione ci viene data anche la possibilità di presentare la proposta del nostro territorio, come attraverso delle bandiere, attraverso dei poster che abbiamo realizzato ad hoc quando appunto gli sportivi erano sul nostro territorio, e quindi facendo dei photoshooting e delle riprese per creare proprio tutto il materiale che ci era utile per questa occasione, quindi per creare dei videoclip che poi vanno in onda oggi durante la partita e anche nel metà tempo. Ci sarà anche l'estrazione di un soggiorno premio nel nostro territorio che verrà fatto proprio oggi. Tra l'altro ricordiamo che noi siamo qui all'Audi Dome, a questo stadio che può contenere 7.000 spettatori, e agli spettatori è stato consegnato del materiale promozionale, tra l'altro. Certo, agli spettatori, allora la proposta del nostro territorio è stata stampata anche sul loro programma che viene distribuito a tutti. Qui ci sono oltre 7.000 posti e è stata realizzata una cartolina con un pacchetto promozionale per sul nostro territorio e anche i clap che insomma tutti i fan usano per fare il tifo per la loro squadra, dove c'è comunque presentato il nostro territorio e un pacchetto vacanza. Cosa ne pensa di questa collaborazione con il Garda Trentino? Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che l'FC Bayern Basketball ha instaurato con il Garda Trentino, e già nello scorso anno è stato organizzato un training, un ritiro estivo alla fine di agosto, che ha portato i giocatori ad avere, anche a seguito di questo allenamento intensivo sia outdoor che indoor, e una buona forma fisica, e che poi loro hanno saputo sfruttare poi nel loro campionato invernale. Quest'anno verrà ripetuto tutto questo ritiro estivo assieme al Garda Trentino. Sono stati pianificate delle iniziative promozionali, dove il Garda Trentino è stato anche in parte protagonista in videoclip proiettate all'interno dell'arena. Ciao Garda Trentino.